Il Prosecco batte un nuovo record. Mai così tante bottiglie sono state vendute all'estero come in quest'anno. Con un più 17% sulla base dei dati Istat, nel primo quadrimestre sono finite oltre confine oltre 120 milioni di bottiglie. Primo vino al mondo, seguito dallo spagnolo Cava, che ha aumentato le vendite del 14%, e dello champagne con l'11%. Dati che una volta in più esigono chiarezza nell'azione della DOCG più importante del vino più importante al mondo. E l'accordo chiuso giovedì sera, nonostante un infuocato primo consiglio di amministrazione del Consorzio Prosecco Superiore, conferma come le correnti interne alla DOCG siano di fatto arrivate ad una pace armata garantita dai rispettivi vice del presidente Bortolomiol. Cinzia Somma arriva, dopo la guerra finalmente la pace. Sì, ma la parola pace è bellissima, io credo che insomma sembianze di guerra, dai, basta capirsi. Noi ci troviamo con una base su cui lavorare, lavoreremo su quella base e le invenzioni di Elvira saranno quelle fondamentali per il nostro futuro. Un presidente mediatore dunque, non solo tra le parti, ma anche verso i piccoli produttori. E sicuramente l'interesse deve essere quello dei piccoli e dei grandi produttori di tutta la denominazione, perché il nostro sistema, la nostra denominazione, io amo dire, è come una catena fatta di tanti anelli e gli anelli devono essere legati l'uno all'altro, devono essere interdipendenti. Quindi è per questo che ritengo che il dialogo sia fondamentale, un dialogo fatto nell'ottica della trasparenza, in cui sicuramente ci saranno anche visioni diverse tra le anime della denominazione, ma con il dialogo e con l'intelligenza credo che si possa andare molto lontano. I piccoli agricoltori non devono assolutamente temere la DOC, si tratta di valorizzare il proprio prodotto, è molto semplice. Quindi noi useremo il nostro tempo per dire che il prosecco del Conegliano Valdobbiadene è un prosecco superiore.